8 marzo, giornata internazionale dei diritti della donna, ma non si poteva non pensare alle donne che purtroppo per causa della violenza non sono più con noi. Quindi questo simbolo si arricchisce delle scarpe rosse, che tra un poco inaugureremo. Scarpe rosse, sintomo di lotta, simbolo di lotta contro la violenza. Perché? Affinché le storie di queste donne non vengano dimenticate, non cadano nell'oblio, ma siano monito affinché crescano le coscienze, affinché questi gesti non vengano più compiuti, affinché la nostra civiltà possa crescere nel rispetto della donna e dell'essere umano. Perché non voglio fare una distinzione tra donna e uomo, purtroppo i numeri, le statistiche ci dicono che le donne sono maggiormente vittime della violenza, però il rispetto per gli esseri umani tutti. Oggi voglio anche dedicare questo 8 marzo alle donne ucraine, perché quello che vivono è terribile, perché ci sono madri che per salvare i propri figli lasciano il loro paese, il loro cuore rimane lì in trincea con quello dei mariti, madri che piangono i loro figli deceduti. Quindi è un 8 marzo particolare, si ricordano le persone che non ci sono più e vogliamo ricordare anche tutte quelle persone che ancora oggi lottano per la vita. Un ringraziamento lo voglio fare a Peppe Cacozzola, l'artista che ha creato questa opera, che per me è importante, lo ringrazio, l'ho fatto gratuitamente, io ho voluto donarlo e lui me l'ha realizzata. Queste donne ci stanno insegnando tanto, ci stanno ricordando che in questa immane tragedia il ruolo della donna, che poi è anche quello della mamma, ma non solo, è quello purtroppo di dare sempre il massimo. Abbiamo visto delle immagini veramente terribili, che però ci devono insegnare, ci devono ricordare quanto le donne, anche nelle guerre passate, parlo soprattutto delle guerre del secolo scorso, siano state fondamentali. Gli uomini andavano al fronte a combattere, spesso purtroppo a morire, e le donne sostenevano l'economia lavorando nelle fabbriche, lavorando nelle case, crescendo i figli. Che dire, io non credo che oggi si debba ancora parlare di parità, di uguaglianza, non se ne dovrebbe parlare. Dico che però è bene riflettere sempre su questi temi, anche perché purtroppo la storia ci dà sempre spunti ulteriori di riflessione. Oggi mi trovo qua per portare il mio messaggio verso tutte le donne. Donne che finalmente cercano di accettarsi e di volersi bene così per come sono, proprio come ho fatto io. Cerco di portare un messaggio di inclusione affinché nessuna donna, anche con disabilità, possa sentirsi esclusa e possa prendere anche un po' del mio esempio per riprendersi la propria vita in mano.